Salve a tutti, molti, specialmente molti ragazzi mi chiedono anche su TikTok, adesso il social che va di moda, dove sono presente come andrologo, ma YouTube permette di parlare per qualche secondo di più, cosa sono i noduli di Fordyce? I ragazzi chiaramente hanno timori di queste neoformazioni presenti sul pene, ho spesso fatto vedere immagini delle papule perlacee, ho parlato dei condilomi, delle lesioni da HPV. I noduli di Fordyce, come metterò appunto in questa foto che potete vedere in questa immagine, sono solamente delle cisti sebacee ectopiche, ossia delle cisti sebacee fuori luogo che possono essere presenti in altre parti del corpo e talvolta sono appunto presenti sull'asta, quindi sul pene e sullo scroto. Chiaramente la loro presenza e insorgenza è motivo di ansia e di preoccupazione, specialmente nel giovane o nella partner, per la paura che magari non siano delle malattie infettive, trasmissibili anche per via sessuale. Chiaramente mai presunzione anche da parte del medico, visitare il paziente e quando ci sono difficoltà, io sono andrologo, non mi vergogno a chiedere anche una consulenza dal dermatologo, che se serve fa anche una penoscopia digitale, però ecco, i noduli di Fordyce sono facilissimi da individuare, specialmente da chi fa questo lavoro, e non devono essere assolutamente motivo di preoccupazione per i giovani, i suoi genitori o la sua partner. Con questo vi saluto e auguro a tutti una bellissima giornata.